Napoli ha ritrovato Kroll, che non ha ancora ritrovato se stesso, però il Napoli è riuscito a ritrovare addirittura un piccolo astro, Palanca. Vinicio era venuto qui per mantenere il Napoli, per contenerlo, ci ha detto, e vi è riuscito. Il pubblico, c'è una parte che contesta il Napoli, vediamo intanto le azioni, c'è Sorbi che dà un pallone, cioè Garuti che dà un pallone verso Birigozzi, un errore di Ferrario, e Occhi Pinti che riesce soltanto a dare la palla al portiere. E qui il Napoli invece, ecco il piccolo astro Palanca che impegna Mannini, ma poi è pronto il Pisa di Vinicio a ripartire per le proprie azioni. E qui c'è Celestini, anche lui ha sfiorato, come vedete, una bella azione, una bella conclusione. E ci risiamo con Palanca che dà un lungo cross che viene ripreso ancora una volta, ed è sempre Palanca che sfiora ancora il risultato. Siamo nel secondo tempo da questa ultima azione, abbiamo visto ancora una volta Palanca in azione, e vediamo finalmente l'ex Criscimani che minaccia la porta del Napoli, e Castellini è costretto a un intervento in due tempi. Stavamo parlando del pubblico e diciamo che c'è una parte del pubblico che contesta il Napoli, l'altra parte si lascia frenare da questa parte. Quando il pubblico è riuscito ad applaudire, il Napoli, e per poco tempo, è stato diverso, più aggressivo.